Da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino, mi hanno portato questa televisione Dicra 22 pollici, modello, vediamo adesso se c'è fuoco qua, 22 pollici, allora TV, è un 20 pollici, no, un 22, TV LCD 022L, mi hanno detto che praticamente il TV a caldo va via l'audio, cioè dopo un po' di tempo io qua invece vedo degli strappi, delle cose, un segnale debole, ma in realtà il segnale qua è abbastanza buono, non so, probabilmente il fatto che va via l'audio è collegato all'assenza o al segnale debole, che va in funzione di muting, quindi va via sia audio che Max. strappa il video, perché non penso un problema audio. Penso più un problema sul tunnel qua. Adesso apriamo e vediamo un po' la situazione. Ma a caldo, qua già freddo, strappato. Però ho notato pure un'altra cosa, che appena l'ho accesa, appena l'ho accesa la prima volta, il televisore era in avvio, cioè sull'ingresso esterno, per cui posso anche pensare che il cliente ha risolto il problema del segnale debole con un digitale esterno e magari poi ci avrà il problema sul digitale che va via l'audio. Non lo so. Comunque tanto vale adesso controllare un po' lì. Simpatico televisore, non si toglie lo schienale ma si toglie la cornice, quindi è uno dei più odiosi da smontare, praticamente dovete togliere la cornice, poi dopo il pannello con il rischio di rompere la fatta e poi dopo si può vedere la situazione sulle schede. E poi la situazione interna, guardate che caspita di sistema, c'è uno che non lo sa, alza il pannello e strappa la flat. Che poi come faccio adesso a provare il televisore in queste condizioni? Che se tolgo le lampade non si illumina, tolgo la flat non vedo l'immagine. Vediamo un attimo come si può fare. Si deve lavorare in queste condizioni, cioè non posso togliere né il pannello né oppure devo smontare tutte le schede. Buonanotte, dopo costa più tempo che il televisore. Vediamo un poco la situazione. Accendiamo. Io però ho visto già prima quando stavo facendo le prove. Accendiamo. Ho visto già prima che quando stavo facendo le prove, appena acceso andava bene, però io vedo già delle scariche. Ecco qua, appena acceso va bene il televisore, senza toccare niente, e dopo un poco comincia a strappare. Qua potrebbe essere qualsiasi cosa, per quale motivo? Voglio spegnere così. Potrebbe essere sia un problema di alimentazione, sia un problema di stabilizzazione di tensione sul tunnel, o addirittura il tunnel stesso. Che come si fa adesso per capire qual è il problema? Il cliente aveva una sorgente esterna, quindi per dire che sì, andava via l'audio, probabilmente una cattiva, qualche cattiva alimentazione proprio di tutta la scheda madre, non solo del tunnel, perché se era un problema di tunnel, nel momento in cui metteva una sorgente esterna avrebbe risolto in questo modo, avrebbe aggirato il problema. Invece dicendo che comunque andava via tutto, cioè andava via l'audio anche con un decoder esterno, posso capire che è un problema di alimentazione. Voglio fare una prova. Se il televisore prima, notate delle scariche, al di là delle scariche del segnale, ho notato proprio dei puntini bianchi che mi hanno fatto pensare a un problema di alimentazione principale. I condensatori gonfi, almeno sul secondario non ce ne sono, però ho notato sul primario il condensatore generale, questo qua è il condensatore principale di filtro. Sul primario di alimentazione, che addirittura riscalda, è molto caldo e c'ha il lato superiore qua, il lato sopra leggermente gonfio. Quindi posso anche pensare a una cattiva alimentazione che chiaramente mi manda tutto in tilt. Vediamo un attimo di sostituire questo qua. Questa è una cosa preliminare, facciamo subito per velocizzare la. Ok, adesso vado a testare la tensione ai capi del condensatore di filtro, quello la principale. Chiaramente ci vuole l'oscilloscopio qua per andare un po' a controllare se è stabilizzata o no la tensione sul primario. Poi per fare prima, ce l'ho là sopra, non lo prendo mai praticamente, vado a testarlo con il tester digitale per vedere almeno, adesso è in preaccensione, quindi comunque devo avere la tensione di alimentazione, tensione quando si fanno queste misure. C'ho 207 volte i capi del condensatore di filtro su primario, cosa che non è normale, perché questo qua minimo sarà un 350 volt, quindi è impossibile avere 207 volt, quindi la tensione non è stabilizzata, praticamente non è filtrata dal condensatore. Il condensatore è in perdita, senza che lo tolgo e lo vado a misurare sul capacimetro. Il condensatore è in perdita, molto semplice. Adesso bisogna sostituire quel condensatore.
qua, andiamo a togliere pure incollata. Quant'è? Addirittura no, è addirittura 400 volt. Quindi figuratevi un poco, io avevo 200 volt i capi. Qua è un condensatore che ha una tensione di lavoro fino a 400 volt, almeno sul primario minimo 350 volt avrei dovuto trovare. 100 microfarad. Vogliamo testarlo con capacimetro? Facciamo contento il nostro amico. Qualcuno che mi chiama, qualcuno che mi chiama, indovinate chi è? Andiamo a vedere. Mannaggia, sì. Lilli, a quest'ora vieni a lavorare? Mezzogiorno, disgraziata, dove stavi? A questo licenziare, brutto cagnaccio. Tanto la stufa è spenta. Allora andiamo direttamente a testare il condensatore tolto sul nostro capacimetro. Vediamo un attimo, colleghiamo positivo e negativo. E che? Addirittura mi dà picofarad. È proprio aperto. Niente. Mi dà un valore in picofarad, dovrebbe essere 100 microfarad. Mi dà addirittura 2400 in valore in picofarad, cioè praticamente questo condensatore è diventato un poliestere, credo. Ma il condensatore a disco è diventato praticamente inesistente, è come se sull'alimentazione praticamente andava direttamente con il ponte di grezza a funzionare questo televisore senza filtraggio, come faceva a funzionare più che altro. Allora proviamo un attimo il nuovo, quello che ho preso da un telaio, perché onestamente avevo di Neumann quelli là a saldare senza pin, senza terminali grossi, quindi non riuscivo poi dopo a posizionarlo. Il nuovo che ciò è da 120 microfarad, 450 volt, tengo solo che rimane così, eccolo qua, 120 microfarad, 450 volt, e qua mi trovo che mi dà il giusto valore, 119,6, vabbè, visto che della nuova elettronica, quindi tutto è concesso. Va benissimo, montiamo questo qua e vediamo un attimo. Ho messo il condensatore nuovo, o meglio il nuovo condensatore, perché il condensatore nuovo è un discorso, il nuovo condensatore è un altro, come la macchina nuova è una cosa e la nuova macchina è un'altra, la nuova macchina è quando la compri usata. Allora, vediamo un attimo, 323 volt, quindi è regolare la tensione, adesso è filtrata. Ora proviamo un attimo solo l'audio, vediamo se sentiamo strappare oppure no. Accendiamo, LED si illuminerà solo lo schermo, non c'ho la flat, quindi devo accontentarmi dell'audio. Adesso c'è, avrà scritto Digra, si è acceso il pannello, andiamo belli, ah, sono confermato l'uno. Ah no, beh, credo che cominciamo da Anna Betz. Dite qualcosa. Un gente di fascino, dinamismo e inesauribile energia, una donna di grande talento, sì, non ha paura delle sfide. Non strappa più. Vuol dire che l'alimentazione è filtrata. Aspirante pop star con il nome d'arte di Anna. Chiaramente, guardando il guasto a prima vista, ognuno poteva, cioè ognuno, pure io, potevo pensare semplicemente a un problema di tuner, di cattivo funzionamento del sintonizzatore. Però chiaramente il cliente già aveva pensato pure lui a questo, ha messo il digitale esterno, ma aveva ugualmente il problema. Praticamente siamo andati a finire dall'ultima parte del telesur, cioè dall'estremo all'altro estremo. Questo dimostra come a volte il difetto, cioè diverse cause possono provocare lo stesso difetto. Come si fa? Che all'ingresso rete fa pensare un difetto in entrata antenna, un ingresso rete difettoso, un cattivo filtraggio. Guagliù, questo è tutto, montiamo molte cose, che il tempo è denaro. Con l'oscilloscopio avrei visto che è successo qua. Questa situazione, aspettiamo si mette a fuoco se tu cessi videocamera, direttamente questa situazione qua, senza livellamento, quindi il televisore stava funzionando con questa forma d'onda sul primario di alimentazione, quindi potete immaginare che si poteva rompere tutto, semplicemente solo con il ponte di grezza, senza il condensatore. Questo è tutto. L'importante che volevo dire è questo, attenzione se togliete il connettore qua che va alla flat, che va al pannello, perché praticamente c'ha due posizioni, tutto a sinistra, tutto a destra, addirittura al centro, per cui se poi dopo non ricordate più come stava, non siete poi fortunati come me che avevo fatto il video, sono andato a vedere il mio stesso video che non ricordavo nemmeno io come stava.
Oppure un'altra furbata sarebbe quella di andare a vedere i piedini ossidati, cioè se sono fuori, sono un po' più ossidati rispetto a quelli molto puliti che erano all'interno. In ogni caso, attenzione, segnate bene la posizione del connettore. Di chiudere, sto anche andando a sostituire un elettrolitico posto sull'ingresso dell'LM7805, che è un regolatore di tensione che mi stabilizza, che mi scende la tensione a 5 volte sul tuner, che ho notato la plastica un po' ritirata, adesso già l'ho tolto, purtroppo non ho fatto il video, però aveva un po' la plastica ritirata, diciamo il difetto non si verifica più, però per maggior sicurezza sto sostituendo anche questo qua, che mi va anche a filtrare la tensione proprio all'ingresso dell'LM7805 in SMD, che mi scende la tensione a 5 volte che alimenta il tuner. Quindi metto anche questo, adesso sto mettendo, non sapevo il valore che aveva la plastica un poco rotta, sto mettendo un 47 microfarad all'ingresso proprio sul pin 1 dell'LM7805, proprio per stabilizzare, per filtrare ancora meglio la tensione su questa zona. Ho fatto un buon collegamento tra la luce e il vino, ma comunque negativo a massa, positivo del condensatore sul pin 1 dell'LM7805. Chiudiamo tutto, vediamo un po' la situazione. Accendiamo il televisore, vediamo un po' la situazione. Se è tutto a posto oppure no. Andiamo a berli, eh? A diesel, dicra. Caricamento del canale, Rai 1. Si mangia sempre con la mozzarella morbida dentro. Il televisore non strappa più. Proprio così oppure a metà. Billy, c'è stato qualcosa per te? Problema risolto. Me la tieni che se la prende un attimo, perché se stavano stupendo a urlare. Va bene. Questo che cosa ci fa capire? Voglio abbassare il volume, se no ci fa capire una cosa importante. Arriva un cliente e dice: il televisore mi fa le strisce, strappa, non, il segnale è debole. Che cosa può essere? Può essere l'antenna, il cavo, lo spinotto, addirittura in questo caso il condensatore di filtro sull'alimentazione. Quindi vedete com'è difficile a volte dare dei consigli, delle cose. Cioè, come si fa a dire a un cliente qual è il problema, per quale motivo il segnale non è buono dell'antenna. In questo caso l'antenna non ci azzeccava niente, è solo un problema di alimentazione. Va buono, questo è tutto. Luigi Di Donato da Casandrino, vicino alla Valle d'Aosta. Ciao ciao. Ecco qua, adesso vediamo un po' nei dettagli che cosa può contenere il kit di componenti. Apriamo, però non si sta sigillato su questo. Adesso vediamo nei dettagli di che cosa si tratta. Ecco qua, sono componenti nuovi, non sono usati, non sono stati recuperati da schede, tutto nuovo di fabbrica, però chiaramente sono componenti misti, quello che capita, transistor resistenza, condensatore, zener, elettrolitici, potenziometro, condensatori a disco, a pasticco, cigalini, champagne. Ok, sembra il mercato del pesce e i frutti di mare qua. Qualche spinotto. È impossibile trovare un kit uguale all'altro, quindi inutile, cioè mi dispiace, purtroppo richieste specifiche non si possono avere, perché chiaramente è impossibile andare poi dopo a vedere che cosa può capitare in questi kit. Nessun kit è uguale all'altro, ognuno ha dei componenti diversi. Come vedete qua ci sono delle resistenze di vario valore. Nastri di condensatori, condensatori elettrolitici, e più ne ha più o meno, potenziometro. Ogni kit costa 5 euro, 4,90 euro, non mi ricordo, poi mo metto il link sotto. E vedete voi stessi la situazione. Sono migliaia, centinaia e centinaia di componenti misti, anche LED, i surplus delle batterie LED, che vengono venduti in questi blister.